Ciao, bentornate alla rubrica dei fiori del nostro quotidiano. Oggi vi voglio parlare di un fiore, molto brevemente, un piccolo accenno, perché tanto poi di questo fiore, se volete, lo andate a riascoltare nella rubrica vicini ma distanti, o distanti vicini, non mi ricordo più, oppure comunque anche leggendo sul sito www.florirò.it. E qual è il fiore di cui vi volevo parlare oggi? È White Chestnut. È un fiore sui pensieri fissi, su quando abbiamo la testa un po' che ripete sempre, c'è cioè un pensiero che si ripete, quindi no? Ecco, dove potremmo utilizzare nel nostro quotidiano un fiore così? Ecco, un fiore così noi se ce l'abbiamo in casa non è tanto male, perché? Perché preso intanto due goccine dentro due gocce della madre, proprio dello stock bottle, dentro un dito d'acqua prima di dormire, proprio vi rilassa la testa, allontana tutti i pensieri, vi concilia proprio un sonno con una mente più libera. Ma a cosa serve anche avete presente quando abbiamo qualcosa che si ripete in modo accelerato e che non, come un singhiozzo, o come una serie di starnuti che si ripetono continuamente. Ecco, se noi siamo soggetti ad avere sempre un po' il singhiozzo, o ad avere soprattutto in questo periodo, magari con le allergie così, ad avere quella catena di starnuti che parte e ne facciamo 10, 12, 13 senza fermarci, ecco, White Chestnut è quel fiore che, preso due gocce sotto la lingua, interrompe la ripetizione accelerata di questo. Magari non è detto che uno debba comprarsi apposta White Chestnut per questo, ma se lo avete in casa sappiate che questo è un altro utilizzo che si può fare benissimo di questo fiore, che agisce velocemente, talmente velocemente. I fiori sono vibrazioni e quindi mandano la loro vibrazione anche a volte senza l'assunzione. Se noi pensiamo a White Chestnut e se abbiamo appunto questa serie di starnuti o serie di singhiozzi e non abbiamo la madre di questo fiore, è sufficiente che noi ci connettiamo col pensiero, pensiamo a questa pianta, pensiamo a questo fiore, e 80-90% funziona. La catena di ripetizione accelerata dei nostri starnuti, dei nostri singhiozzi si interrompe. Magari è una cosa che non diceva che ne frega a me. Però intanto è un altro utilizzo del quotidiano che magari uno non sa. E come dicevo prima, molto utile alla sera, prima di dormire, se vogliamo avere un po' la mente silenziosa. Un bacio, andate a vedere sul sito e leggete tutto su White Chestnut. Ciao!